Rilancio del turismo, consolidamento delle relazioni e degli scambi economici, sociali e culturali tra la città metropolitana di Napoli e la Tunisia. Sono stati questi i temi affrontati nel corso della due giorni che ha visto l'ente di Piazza Matteotti, rappresentato da Alfonso Ascione, consigliere delegato al turismo dal sindaco metropolitano Luigi De Magistris, guidare in qualità di partner istituzionale una delegazione di più di 200 partecipanti tra tour operators, operatori commerciali, rappresentanti di aziende autonome di soggiorno e turismo ed EPT provenienti da tutta Italia nel workshop promosso dal governo locale attraverso l'Ente Nazionale Tunisino per il Turismo e Tuniser per far scoprire le bellezze di quella terra, ma soprattutto per far toccare con mano gli sforzi che sta approfondendo sul piano della sicurezza interna dopo i tragici attentati avvenuti lo scorso anno in varie località. Sotto il profilo dell'incoming, infatti, il flusso dall'Italia verso la Tunisia è passato dai 400.000 visitatori degli inizi degli anni 2000 ai circa 250.000 annui del triennio 2012-2014, con ulteriori forti contrazioni per il 2015, i cui numeri non sono stati ancora diffusi. Minore invece è stata la flessione sul piano dei rapporti economici, vista la sostanziale stabilità dell'import-export e il calo contenuto delle iniziative imprenditoriali italiane in generale e campane in particolare in quei territori. La visita ha costituito l'occasione per mostrare il patrimonio storico, paesaggistico, culturale della Tunisia, il suo artigianato, la sua gastronomia, la capitale con il Museo del Bardo, la sua medina, i suoi palazzi, le rovine di Cartagine con le terme di Antonino protese sul mare, villaggi come Sidi Bou Said con le sue case bianche dai merletti azzurri, Hammamet più a sud, luogo di villeggiatura particolarmente apprezzato dagli italiani per la capacità di coniugare mare e montagna, per il suo dedalo di vicoli all'ombra della fortezza e per l'accoglienza del suo popolo. Un patrimonio da vivere in sicurezza, come ha spiegato il direttore generale dell'Ente Nazionale Tunisino per il Turismo, Abdellatif Hammam, nel corso della conferenza stampa tenutasi a Regency Tunis Hotel di Tunisi, il quale ha voluto sottolineare l'impegno del governo sul piano del rafforzamento dei controlli dell'intelligence e dell'ampliamento dell'offerta culturale con l'apertura di nuovi siti di interesse. Hammam ha rimarcato, tra l'altro, il rapporto con la città metropolitana di Napoli, quale punto di riferimento privilegiato per le sue relazioni con l'Italia e con il Mediterraneo. Napoli per noi è molto cara, la sentiamo molto vicina perché abbiamo lo stesso spirito. Ci aspettiamo molto dai napoletani, vogliamo stringere una forte collaborazione con la città metropolitana nel campo culturale, turistico, della formazione e della ristorazione. Dobbiamo promuovere una cooperazione bilaterale nel campo del turismo, che è un campo complementare di grande interesse per ambedue le sponde del Mediterraneo. Abbiamo prima di tutto rinforzato il programma di linea che abbiamo dall'Italia verso la Tunisia e quest'estate avremo 37 voli alla settimana. Poi abbiamo messo un programma speciale, charter, ancora una volta tra l'Italia e la Tunisia, sul monastero e su Gerba, che sono le mete le più raccomandate e destinate agli italiani, da Milano, da Bologna, e speriamo che quest'anno vedremo una rinascita del mercato tunisino a partire dall'Italia. Questo incontro è servito per rinnovare il rapporto di amicizia e di collaborazione con la Tunisia, un rapporto antico che la città di Napoli, la città metropolitana, ha avuto già nel passato, e per far sì che possa essere incrementato ancora di più questo rapporto, anche di carattere culturale e di sviluppo economico e sociale per tutti i due territori.